Bentornati sul canale, questo video è la mia entry per i Nyx Face Awards. Il mio progetto riguarda la realizzazione di una farfalla perché sono animali che per me rappresentano la libertà e la voglia di ricominciare. Iniziamo subito il tutorial. Come avete visto, ho coperto le mie sopracciglia con della colla Pritt Stick e adesso con una matita bianca, questa è la Fascinating di MAC, vado a disegnare il mio schema. La matita bianca è un metodo utile da utilizzare quando dobbiamo disegnare sulla pelle perché può essere facilmente cancellata. Come primer occhi utilizzo il Pro Longwear Concealer di MAC nella tonalità NC15 e al di sopra applico questo bellissimo ombretto azzurro che è sempre di MAC nel colore Electric Hill. Faccio lo stesso passaggio anche al di sotto, quindi primer e ombretto. La seconda parte dell'occhio applico questo ombretto viola di Kryolan e sfumo l'estremità. Applico dei glitter viola sulla parte viola e blu su quella blu. Applico poi una matita nera all'interno dell'occhio e poi faccio un bel eyeliner con una codina sottile all'esterno. È tempo di colorare la nostra ala di farfalla e quindi con dei colori da body painting, questo è un azzurro di Makeup Forever e un pennello piatto, vado a colorare tutta la parte interna del disegno precedentemente stabilito. Adesso è tempo di ridefinire le linee e quindi sempre con un colore da body painting nero vado a tracciare le linee che avevo perso, a definirle e sto usando un pennello di Zoeva angolato per eyeliner. Quindi traccio tutti i contorni che avevo disegnato prima, facendo bene attenzione che siano precisi. Passiamo adesso alla parte interna del nostro lavoro che sto disegnando a fantasia, quindi sempre immaginando delle ali di farfalla. Vado a ricreare queste figure e poi riempio gli spazi di nero. Sfumo adesso l'ombretto nella parte più esterna dell'occhio. E con un eyeliner bianco vado a disegnare tutti i piccoli puntini sulle estremità nere. Passiamo al fondotinta, sto utilizzando Lilla Masca Skin Base nel colore più chiaro per avere appunto una base più chiara della mia, più pulita, e faccio attenzione all'estremità del mio lavoro che vado a definire e pulire con un pennello da correttore. Quindi mi raccomando, lavoro di precisione e poi per il resto andiamo a sfumare ben bene il fondo sul resto del volto. Con un pennello da sfumatura sfumo l'ombretto all'estremità dell'occhio e lo diffondo nella pelle e poi faccio lo stesso lavoro di precisione con il pennello da correttore sulla parte superiore. Per le labbra utilizzo il NYX Liquid Suede nel colore Amethyst. E per avere un effetto più 3D vado ad applicare Sway al di sopra. Passiamo al contouring, utilizzo sempre l'ombretto azzurro per definire i contorni del mio volto e quello viola immediatamente al di sotto. Applico un bel illuminante sulla parte alta delle guance e delle ciglia finte. E adesso passiamo al collo, ripetiamo sempre lo stesso lavoro degli occhi, quindi con la matita bianca disegno il mio schema che poi vado a dipingere d'azzurro con il colore da body painting. E sempre come prima utilizzo il colore da body painting nero per tracciare l'estremità del mio disegno e dargli definizione. E quindi ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo effettuato sugli occhi in maniera un po' ingrandita. We'll be right back.
disegno dei puntini all'estremità del mio lavoro e anche all'interno di ogni piccola celletta, ai lati del collo e adesso stessa cosa degli occhi, vado a riempire tutte le linee nere con dei puntini bianchi. Per creare invece un effetto più tridimensionale all'interno dei piccoli spazi vado a sfumare i puntini che ho precedentemente disegnato. Applico delle farfalle al lato del volto e il lavoro è finito.